tutti, benvenuti su Production Sport, For Bicycle. Oggi vi presentiamo una bici in alluminio Cannondale Carb 13 con allestimento Ultegra. Venite con me che vi spiego la bicicletta nel dettaglio. Partiamo dall'anteriore. Forcella a serie dritti, full carbon, con, lo vedete, l'asola del perno passante che va leggermente indietro, quindi leggermente all'interno del telaio, una sorta di un dettaglio family del segmento Super Six, in questo caso CAD, ma in alcuni dettagli che vi descriveremo ci sarà comunque un parallelismo con quello che è il prodotto Super Six. Dicevamo, forcella a serie dritti, in questo caso con il freno a disco, la tubazione dello sterzo svasata nella sua parte centrale, dove si vedono anche le abbondanti saldature che riprendono poi sia la tubazione obliqua che quella orizzontale. Tubazione orizzontale leggermente squadrata, piatta nella faccia superiore, più abbondante verso l'avantreno che tende a stringersi verso il retrotreno. Fermandoci invece sulla tubazione obliqua, anche in questo caso vediamo un volume maggiore nella parte alta che, diciamo, mantiene la stessa forma nella parte centrale per poi allargarsi vicino al movimento centrale. Questa tubazione ricorda molto quello che è il design di quella del modello nuovo della Super Six Evo, quindi con una faccia piatta interna, leggermente arrotondato per una penetrazione aerodinamica ottimale verso l'avantreno. Ci fermiamo verso il basso. Movimento centrale comunque press fit, uguale a quello del modello in carbonio, quindi con una larghezza di 73 mm, unico nel suo genere, unico sul mercato, che prevede anche la guarnitura sempre firmata da Cannondale. Ora andiamo verso la parte posteriore della bici. Sezione centrale della bici partendo dal piantone fino al retrotreno. Si parte con il C-post in alluminio. Il suo serraggio e la brugola di serraggio con la squadretta interna alla saldatura e al fazzoletto di rinforzo è posta all'interno del triangolo. La tubazione prevede un arrotondamento anteriore piatto nella parte posteriore. L'attaccatura bassa, una sorta di family fitting di tutta la famiglia Super Six Evo, nuova piattaforma e CAD 13. Si prosegue verso il basso del piantone con lo schiacciamento, con una tubazione che tende a svasarsi leggermente vicino al movimento centrale. L'avete vista anche poco fa nella parte precedente del filmato. I foderi obliqui e i foderi bassi sono un mix di forme tra lo squadrato e il rotondo, con uno spanciamento e uno schiacciamento di quelli bassi man mano che si prosegue verso il movimento centrale. In questo caso l'allestimento prevede la guarnitura, la hologram 52-36, molto leggera ma al tempo stesso molto rigida, specifica per il movimento centrale largo 73 mm. La bicicletta con i freni a disco ha i perni passanti del tipo speed release, quindi con l'asola aperta dalla parte in cui si svita il perno passante. Ancora una volta e soprattutto in visione di quello che è il segmento delle biciclette da strada con il freno a disco, l'alluminio conferma di non essere assolutamente un materiale dimenticato e morto, specialmente se poi parliamo di Cannondale, che ha fatto appunto dell'alluminio un pochettino il core del segmento road, ma anche mountain bike nel passato. Biciclette veramente prestazionali che abbinavano anche una qualità costruttiva notevole. La CAD 13 si rifà molto a quello che è la piattaforma Super Six Evo, quindi quella più leggera in carbonio. Le forme sono molto simili, cambia qualcosa per quanto riguarda la geometria e in parte la ciclistica. A parità di taglia, questa qua è leggermente più lunga, con un passo che supera di poco il metro, con due punti di vantaggio notevoli a nostro parere anche per quanto riguarda la configurazione con il ciclista una volta messo in sella. Quindi una forcella con un reg da 55 e l'attacco manubrio che nella taglia 51 è da 13 mm. Dettagli tutt'altro che di secondaria importanza perché permettono di avere una bicicletta molto stabile sull'anteriore e allo stesso tempo permettono di ridurre l'utilizzo degli spessori tra lo stem
e proprio la tubazione da serie sterzo. Una volta messa su strada non è come, diciamo, non trasmette le sensazioni che trasmettevano le biciclette d'alluminio di 10-15 anni fa, quindi non è una bicicletta nervosa, troppo rigida, scomoda, anzi tutt'altro, è confortevole e molto stabile, facile da guidare, trasmette un feeling piuttosto immediato, sicuramente le gomme grosse sono un vantaggio. E diventa gratificante nonostante un peso che superi gli 8 kg con questo allestimento. Peso che assolutissimamente può essere ridotto drasticamente con, diciamo, un equipaggiamento più leggero e comunque non estremo. Ci siamo divertiti veramente tanto con questa bicicletta e può farlo anche un potenziale utente finale, anche in considerazione del prezzo. Questa bicicletta qua sono 2.600 euro, 2.699 euro, e ci piace definirla una sorta di race ready, magari con un cambio di ruote, mettendo una ruota tubeless, che non sarebbe male, ma un pelo più aggressiva. Per tutto il resto seguite pure l'articolo e tutto quello che c'è scritto. Ciao e buone pedate a tutti!